Presidente Allevi, Monza si arricchisce di eventi fuori GP, che novità ci sono? Beh, diciamo che in questi tre giorni, sia nel comune capoluogo sia nei comuni con termini al parco, c'è di tutto, quindi ci sono eventi motoristici, ci sono gare di kart, ci sono spettacoli di moda, ci sono mostre fotografiche, ci sono concerti, ci sono ricordi e memorial di piloti che ci hanno purtroppo lasciato, per cui insomma ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età, c'è la corsa con le automobiline a pedali per i più piccoli, per cui abbiamo pensato veramente a tutto per far sì che questi tre giorni non sia solo bella per chi vive dentro l'autodromo, ma sia bella per tutto il territorio anche fuori dal parco. Questo perché c'è la provincia di Monza e Brianza che sostiene diciamo, gli eventi durante il Gran Premio di Monza. L'anno prossimo invece? Questo purtroppo l'anno prossimo non so quello che potrà succedere, perché questa legge di fatto modifica le attuali province, per cui quello che succederà con l'entrata in vigore dal 12 ottobre di questa legge è tutto da vedere. Io sono abbastanza pessimista perché ho sempre combattuto questa legge, che non la capisco, la considero frettolosa e pasticciata, e secondo me porterà tante cattive conseguenze. Una di queste che potrebbe essere che una tradizione come quella del fuori GP organizzata dalla provincia così bene in questi anni non venga più rifatta.